Il pilota più bello di YouTube Italia, un pubblico crescente e molto fedele, e un sacco di domande diverse su un singolo tema. Ma ora cambiamento locazione, al Southgarda Karting. Il mio nuovo kart. Ci sono diverse opinioni diverse a riguardo, ma poche si sono rivelate corrette. Revidi. Tutti pensavano alle Leclerc S14 che ho provato nel video, ma nella descrizione l'ho detto. L'ho provato per poco e ci tengo a ribadire che il kart non è mio. Cazzo, aggiungo io. Sì, ok, ma quindi vi starete chiedendo la risposta definitiva. No, ok, forse non frega un cazzo a nessuno. Però rispondo comunque. Per l'anno 2022 io correrò con un Birelart S14. E sono stato qui a Lonato a provarlo con un motore KZ. Sì, poi è molto simile al mio S12 vecchio. Le componenti sono praticamente le stesse. Le uniche novità le ho già analizzate nel video del Leclerc S14. E anche lì, dato che quasi nessuno l'ha capito, la differenza tra il Leclerc S14 e il Birel S14 è solamente l'estetica. Ma tornando a parlare dell'S12, le novità non finiscono qui, amici. Aggiornando il mio materiale, quello vecchio non lo uso più. E piuttosto che lasciarlo a marcire in cantina, chiaramente lo vendo. E dato che avevo già fatto delle storie Instagram che erano un po' un casino perché sono stato contattato più o meno ovunque, un po' alla cazzo, ho deciso che farò tipo un annuncio per ogni cosa che vendo, tipo su Subito, e che lo ripubblicherò ancora nelle storie di Instagram. Però contattatemi sull'annuncio o via mail. E basta, se vi perdete la storia, tranquilli, basta che andate nelle mie storie in evidenza che le metterò lì. Così se cercate qualcosa e vi serve, potrete trovarlo. Adesso parleremo dei campionati a cui parteciperò con questo S14, ma lo farò con uno sfondo migliore. Allora, partiamo dal presupposto che quest'anno facciamo così. Perfetto. Partiamo dal presupposto che quest'anno non farò un campionato, ma ne farò più di uno. Saranno tre, cioè in realtà due più uno. Uno più uno più uno. Il primo, il più classico, la KZ2. Parteciperemo a delle gare, dei trofei vari, delle piste qui vicine, Southgarda Karting, tipo il trofeo di primavera, estate, autunno, eccetera, al Franciacorta Karting Track e nelle altre piste vicine. E lo faremo con S14 TM KZR1 con il supporto del team AMC Tech. L'avete già visto nelle ultime gare. Tutte le persone mi stanno guardando male perché sto registrando questo video da un cestino. Il secondo campionato, la più grande novità di quest'anno, è la Shifter Rock. Sì, ho deciso di buttarmi dentro, è una categoria diversa, i motori KZ e quelli Shifter Rock sono abbastanza diversi. Ho scelto di fare questo campionato vista la bellissima organizzazione notata alla Super Final 2021, link in alto a destra, mi raccomando iscrivetevi, lasciate un mi piace. Da bravo rincoglionito sul cestino mi sono dimenticato di dire che nella Rock sarò seguito dal team AB Racing, che mi sta dando un grandissimo supporto anche in questi giorni. Comunque ve li farò conoscere meglio prossimamente. Tra l'altro, la prima gara è vicinissima, è nella settimana in cui state vedendo questo video, quindi il 27, se non sbaglio, di febbraio. Sì, sì, giusto, giusto. Aspetta, cosa sta arrivando? Non sale! Ma erano due bambini su monopattino. Ma ok. E non preoccupatevi, di sicuro vi porterò con me con i soliti video on board resi possibile grazie alla Insta360 Go 2, signori. Bellissimo prodotto, eccellente, in descrizione trovate il link dell'affiliato. No, a parte gli scherzi, ci tengo anche a ringraziare tutte le persone che ha reso possibile di arrivare qui, quindi i miei collaboratori, mio padre. Devo prendermi un po' più sul serio, eh. A parte tutto, Insta360, in descrizione c'è davvero un link affiliato con cui ottenete dei piccoli bonus se acquistate le fotocamere in questione, con cui ci guadagno una piccola percentuale. Quindi se volete supportare il canale, questo è il modo più semplice. Cioè, non il più semplice, però è un modo semplice. E... ah sì, terzo campionato, anzi il più uno, riguarda semplicemente la Kart Sport Circuit, di cui ho fatto qualche tappa l'anno scorso, così sporadicamente. Molto probabilmente anche quest'anno farò qualche gara, però appunto non ho intenzione di seguire tutto il campionato nella sua interità. E dato che non so parlare, questo video finisce qua. E noi ci rivediamo alla prossima! No, sul serio, è tutto qua. Ho detto tutto. Ciao.